Sono Francesca Liberatore e sono felice di avervi qui nel mio studio per una delle prime poche volte qua a Roma per una cosa molto importante che è appunto questo premio che state per conferirmi e che mi rende molto orgogliosa, soprattutto perché la moda spesse volte è lontana, magari sembra essere lontana da questi temi, ma io come stilista, anche per le cose che spesso faccio per le Nazioni Unite, per il forte rapporto che ho con i paesi in via di sviluppo da cui prendo sempre forte ispirazione, ecco, come stilista mi sento veramente di essere molto legata a questa cosa, quindi mi fa doppiamente piacere ricevere questo premio che lega ancora di più la moda a questo tipo di tematiche. Ogni volta nelle mie sfilate cerco sempre di prendere qualcosa che possa aggiungere, che possa avere dare un valore aggiunto, quindi non solo moda come estetica, ma comunque moda anche come significato, significato che spesse volte appunto trovo in queste situazioni o in questi paesi o a delle in situazioni che mi accadono attraverso i miei viaggi di lavoro. Quindi ecco, penso sia una cosa molto molto importante di cui sono molto orgogliosa e spero veramente di poter portare il mio contributo, come per esempio spero di riuscire a fare a febbraio utilizzando dei ricami dell'handcraft, proprio dei ricami tradizionali fatti da delle donne pakistane che stanno cercando di espandersi e di espandere la loro cultura in primis qui nella parte occidentale del paese. Un modo in cui voglio fare questo è dimostrare che come stilista non è l'andare in questi paesi perché costa di meno o perché possiamo totalmente trovare dei vantaggi economici, ma perché c'è qualcosa di unico che deve essere riabilitato e deve essere valorizzato nel migliore dei modi. Quindi quello che è una cultura molto forte di un paese, come stilista mi sento di riprenderla e di renderla fruibile a tutto quello che è poi il mondo occidentale e che è il sistema moda in questo momento in cui io mi sento di lavorare a pieno titolo, sfilando tra Milano, New York e varie altre capitati nel mondo. Proprio la prima volta è stata la San Martin e aver avuto accesso alla sfilata pubblica della San Martin per noi era un grandissimo onore il fatto di essere stati selezionati come studenti per poter avere appunto questo show pubblico rispetto a tantissimi altri ragazzi che non ce l'hanno fatta. Ma dall'altra parte, la prima volta è stato il Next Generation, diciamo vari momenti hanno segnato la mia carriera, quindi uno è stato il Next Generation di Camera Moda a Milano, quando nel 2010, nel febbraio 2010, ho presentato in Milano Moda Donna la mia prima collezione. E col supporto di Camera Moda, e questo mi ha aperto le porte per poi la Milano Fashion Week, in cui sono rimasta per circa 3 anni, sfilata dopo sfilata, senza mai perdere una stagione, il che mi ha reso molto orgogliosa. Nel 2014 invece ho vinto il DHL Exported, quindi questo premio internazionale di DHL IMG America, e appunto bisognava scegliere una delle 4 capitali. Io appunto ho scelto New York, dove mi trovo tuttora a sfilare, quindi ora sono 3 anni e passa, sono più o meno 8 stagioni con la prossima, quella di febbraio 2018, che sfilo da New York. Questo è stato un successivo passo della mia carriera e la cosa che mi rende, diciamo, orgogliosissima è proprio il fatto di essere entrata in ogni Fashion Week dalla porta principale e aver avuto sempre la possibilità di sfilare nelle location più belle del mondo, quindi anche le numero uno delle Fashion Week. Quindi è stato così a Piazza Duomo, a Castello Sforzesco, è stato così nel Lincoln Center di New York, nel The Dock e recentemente appunto nella Gallery One della New York Fashion Week. Adesso penso mi attenderà un'altra grande sfida per febbraio 2018 e sono pronta e sto lavorando su questo.